questo momento il campionato per Brindisi come dovrebbe cambiare? Ma dobbiamo cercare di dare continuità. Non so effettivamente se e quando questa squadra sarà matura al 100%. Di sicuro la partita di oggi dà quella fiducia, quella mentalità che in questo momento finalmente è arrivata. Quindi da qua bisogna dare continuità. Non basta una partita di oggi, non basta quello di Veroli, però questa è la strada intrapresa, dobbiamo continuare su questo andazzo. Bellissimo pubblico, bellissima atmosfera. Il pubblico sempre vicino alla squadra, è stato molto importante perché la squadra aveva bisogno di sentire affetto. Bravo Hunter a ripiombare in questa realtà dopo una settimana che appunto è successo quello che è successo. Bene la squadra dal punto di vista mentale, tenendo loro a 64 punti quando hanno una media di oltre 80-85 punti di media. Quindi devo dire bene la squadra, ha fatto un buon lavoro. Due punti importanti per tante cose, per la mentalità, per il pubblico, per la classifica, quindi contro una squadra che è eccellente, secondo me è veramente una buona squadra con tanti giocatori di qualità, e quindi sono contento per il risultato perché dà soddisfazione ai ragazzi. Coach, è proprio il risultato a suggerire come è andata questa partita, una partita comunque giocata punto a punto, soprattutto nell'ultimo quarto. Avete anche assaporato la vittoria, ma alla fine c'è stato qualcosa che non è andata nel verso giusto. Chiaramente sapete che quando si gioca una partita punto punto e si decide per un punto, le situazioni hanno un valore sostanziale, sia quelle di inizio partita e sia ancora più in modo evidente quelle di fine partita. Ho detto, pensando solo ed esclusivamente a noi, non pensando al resto, un paio di rimbalzi difensivi che abbiamo bucato, qualche tiro libero che abbiamo sbagliato e le ultime due azioni dove non abbiamo avuto la fortuna di segnare. Per quanto riguarda, si parlava di Green in conferenza stampa, ma fondamentalmente è tutta una serie di circostanze che hanno portato al risultato. No, noi siamo una squadra a tutto tondo, in tutti i sensi e in ogni momento. Per cui questa sera non è che ci sia una persona da individuare, c'è una squadra e noi ed io per primo mi sento della squadra. Sappiamo che abbiamo fatto una gran partita, non è stata sufficiente, sappiamo che abbiamo fatto dei progressi di continuità, di carattere, di personalità, di saper gestire le pressioni, perché non è facile giocare, stasera sembra una partita da playoff di alto livello, sia per la cornice di pubblico, sia per come si è giocato su ogni pallone, anche il punteggio basso lo dimostra, per cui ci sentiamo tutti, non abbiamo il criterio dei colpevoli, abbiamo il criterio degli errori, per questo le dicevo che abbiamo commesso degli errori che ci sono costati la partita. E naturalmente questi saranno gli errori su cui lavoreremo. Diciamo che anche gli infortuni hanno fatto la loro, insomma. E questa settimana non abbiamo avuto un normale svolgimento di lavoro e questo naturalmente ha condizionato sia le rotazioni sia alcuni giocatori, però ho avuto tutto dai miei giocatori che devo ringraziare perché conosco la situazione fisica di ognuno di loro, so quanto sono stati generosi nel darmi tutto quello che potevano dare.